apriamo l'8 aprile, che non è una data casuale perché è l'inizio del Salone del Mobile di Milano, quindi chi vuol venirci a trovare viene in viale Pasubio 14, scende a Garibaldi, fa Corso Como, gira a destra, siamo lì praticamente, e siamo aperti dalle 9 di mattina alle 10 di sera con workshop di costruzione di teche con tubi di cartone, montaggio di stampanti 3D, recupero PC, installazione Linux, giochi per bambini. Come è stato ricordato, noi abbiamo individuato con una delibera del 2012 nuovi indirizzi del passato per l'utilizzo degli spazi della città, con l'obiettivo di sollecitare il più possibile cittadinanza attiva per la gestione degli spazi con dei progetti intelligenti. Allora, qual è stato il grande salto, così per farla breve? È stato quello di passare dalla premiare, per così dire, nei bandi la qualità del soggetto, mettiamo in questo modo, quindi se sono associazioni, quanti anni hanno, quanto sono anziane, se hanno una filiazione nazionale per i criteri precedenti, al premiare la qualità del progetto, vale a dire che associazioni possono singolarmente, mettendosi insieme, eccetera, elaborare un progetto che noi, che il comune giudica interessante per la città. Questa modalità ci permette anche di fare quello che per me è un po' una magia, cioè andare a rendersi conto della quantità di spazi belli che ha il comune, spesso magari non utilizzati al meglio, far convivere funzioni del comune, quindi uffici comunali con i loro dipendenti, con il loro lavoro, a invece spazi utilizzati dalla cittadinanza. Quindi sarà una frontiera ancora più nuova, ma che sicuramente porteremo avanti, che forse un po' il lavoro che sta facendo adesso Alessandro in forma giovane, anche lì un luogo del comune deputato a fornire servizi del comune, che si apre invece a essere gestito e vissuto insieme a cittadini, a progettualità che vogliamo portare avanti. All'inizio di febbraio abbiamo presentato insieme al sindaco una quindicina di progetti aggiuntivi esclusivamente rivolti ai giovani con lo spirito di ICB, cioè politiche attive che sono politiche che riguardano l'aumentare del tasso di cittadinanza dei giovani. E tra queste ci sono alcune politiche espressamente rivolte agli spazi, che si vanno ad aggiungere agli spazi tradizionalmente messi tradizionalmente, negli ultimi anni messi di cui si accennava prima. La produzione culturale, la creatività, l'innovazione, se riescono a tessere una sinergia stretta con l'aggregazione e con le relazioni col territorio, diventano una miscela di inclusione reale dei giovani largamente intesi sul territorio. Si creano cioè quelle sinergie per cui la sfida alla crisi non è più una sfida individuale, una sfida che comunque è fondata sull'innovazione ma che si chiude, ma invece una sfida che cerca di coinvolgere la città. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad. Dove ci si trova? Per tutte le informazioni www.spazioiatta.it, oppure potete trovarci anche su Facebook, sui nostri siti, su ogni social noi siamo /spazioiatta.